Il mio impegno per amministrare il comune di Asti parte da qui, dal greto del fiume Tanaro, perché sono convinta che Tanaro, Borbore e Versa non siano stati valorizzati dall'amministrazione comunale come hanno fatto in tutte le altre città d'Italia, in tutte le altre città del mondo. Io mi impegno prima di tutto per mettere in sicurezza il fiume, perché i cittadini non abbiano paura, perché possono fruire di questo nostro sistema fluviale. Penso a piste ciclabili, penso ad aree sportive per la pesca, penso anche ad aree giochi per bambini, perché non pensare anche al bosco delle favole, aree naturalistiche. Ci vuole rispetto per il territorio, ci vuole rispetto per i cittadini che lo abitano. Siamo alla stazione di Asti, oltre l'ottavo binario. C'è un'area enorme, 6.500 metri quadrati, che potrebbe diventare un grande parcheggio. Un sindaco deve pensare di creare nuovi parcheggi per tutti quei cittadini che hanno difficoltà a lasciare la macchina in città. Qui sarebbe veramente l'ideale per il cittadino pendolare che, avendo il parcheggio collegato al sottopasso della stazione, in fretta raggiunge il terzo binario. Oppure per chi deve raggiungere l'ospedale oppure un'altra parte della città, prendere il pullman davanti alla stazione. Questa operazione permetterebbe anche di lasciare più spazi liberi in piazza Campo del Paglio. E questo potrebbe anche favorire l'ampliamento dell'isola pedonale, dove e come i cittadini lo vorranno. Io sono fermamente convinta che i parcheggi devono essere creati a ridosso del centro storico, perché sappiamo che i cittadini hanno sempre più fretta e quindi non devono perdere tempo nel cercare di collocare la macchina. Penso alla caserma Colli di Felizzano, al raddoppio di quel parcheggio, penso all'area del nuovo tribunale. Sono tante idee che vogliamo mettere in pratica, vogliamo fare quel piano parcheggi che solo sempre è stato annunciato. Il commercio è l'anima di una città, deve portare sviluppo economico, turismo, deve valorizzare i prodotti locali. Purtroppo in questi ultimi 10 anni la politica non ha favorito il commercio al dettaglio, non ha favorito i mercati rionali. Troppi insediamenti commerciali si sono insediati nella nostra città e alle porte, e questo ha contribuito anche alla chiusura di tanti negozi. Noi vogliamo partire dal commercio al dettaglio, per far riprendere vita a questa città. Troppi palazzi in questa nostra città non hanno l'ascensore, non hanno neanche lo spazio per poterlo inserire. Questo significa che abbiamo degli anziani isolati al terzo, quarto, quinto piano. Bisogna veramente favorire l'installazione degli ascensori. Come? Ma nei cortili, magari sfalsati rispetto al piano scale. Però non possiamo permettere nel 2012 di avere ancora persone relegate in casa. Siamo davanti al vecchio ospedale, chiuso ormai dal 2006. Che peccato, che peccato. Pensare che nella parte davanti ai giardini pubblici si potrebbero far nascere dei mini alloggi per anziani, per giovani coppie, per single di ritorno che non possono permettersi di pagare le spese di un alloggio più grande. Nella parte vecchia, quella del cosiddetto convento, io vedrei bene nascere dell'albergo etico oppure della casa delle associazioni culturali, casa della musica, un asilo nido. Qualsiasi progetto, ma non teniamo vuoto questo contenitore. Siamo nel cortile della palazzina di comando dell'ex caserma Colli di Felizzano. Un altro contenitore vuoto, un'altra vergogna per la nostra città. Ecco, questi locali potrebbero veramente ospitare
una scuola superiore. E allora perché non trasferirli qui, non sistemare tutto questo enorme immobile? Anzi, penso che più di una scuola superiore, se uno fa anche un discorso con il contenitore dell'ex UPIM, proprietà privata che è vuota da tanto tempo. Ecco che possiamo veramente programmare il futuro delle nostre scuole a due passi dall'università. Apriamo nuovi musei e teniamo chiuso il Battistero di San Pietro. Incredibile, ma vero. Pensare che il Battistero di San Pietro potrebbe veramente essere visitato da migliaia e migliaia di turisti. Perché non acquistare la casa adiacente al Battistero, che è in vendita da anni, per offrire nuove opportunità, affidarla a dei giovani, a una cooperativa, perché possono anche fare una caffetteria e quanto serve per attirare sempre più ospiti nella nostra bellissima città. In questi ultimi 10 anni Asti ha perso troppi posti di lavoro, fabbriche hanno chiuso, chiudono i negozi. Dobbiamo invertire questa tendenza. Il Comune deve fare l'impossibile per pensare allo sviluppo economico, per dare un posto di lavoro a chi lo cerca, e sono sempre di più i giovani e anche non giovani che cercano posto di lavoro. Rinunciando, il Comune deve fare una politica, rinunciando a tutto quello che può rinunciare, ma facendo ponti d'oro a chi vuole venire ad Asti ad investire. Come consigliere regionale, come assessore, mi sono sempre impegnata a favore della sanità, per la tutela dei più deboli, minori, disabili, anziani e per il giusto diritto al benessere. Come sindaco voglio impegnarmi per l'assistenza domiciliare, per fare in modo che tutti possano rimanere a casa propria il più a lungo possibile. Poi comprendiamo anche che c'è chi non può rimanere in famiglia perché magari la famiglia non ce l'ha o perché non può prendersi cura del loro congiunto. Allora ben vengano le case di riposo che cercheremo di tenere sempre all'altezza dei servizi come lo sono ora. E poi dobbiamo difendere veramente questo nostro ospedale che è tecnologicamente il più avanzato del Piemonte. Noi non possiamo permettere di perdere certi servizi sanitari. Abbiamo degli ottimi medici, degli ottimi infermieri, un personale d'eccellenza e quindi vogliamo che questo ospedale venga sempre più potenziato perché abbiamo sempre più diritto ai servizi sanitari. Molte volte si parla per slogan. Io ho voluto andare oltre lo slogan con la medicina al femminile, libro che ho scritto insieme ai primari dell'ospedale Cardinal Massaia. E la soddisfazione grande è stata che tutto il ricavato del libro, 10.000 euro, sono stati da me donati per una casa protetta contro la violenza alle donne. È una grande soddisfazione e continueremo a stare attenti alle persone più deboli. Lo dicono tutti, ad Asti mancano le strutture sportive. Abbiamo bisogno di palestre, un campo di atletica nuovo, la piscina è vecchissima. Ne hanno costruito una nuova a Nizza, non riusciamo a farla noi ad Asti. E poi campi da calcio, i bambini non sanno dove andare a giocare. Io non lo so, con tutti gli oneri d'urbanizzazione, veramente si sarebbe potuto costruire la cittadella dello sport. Dobbiamo investire di più nello sport, dobbiamo farlo con le società sportive, che non dobbiamo solo ringraziare per il lavoro che fanno, ma dobbiamo sostenerli, collaborare con loro investire sempre di più nello sport. Mi piace immaginare Asti come un fiore che tutti noi dobbiamo mettere all'occhiello.
di questo fiore le frazioni sono i petali, che noi non vogliamo lasciare appassire. Le frazioni sono state dimenticate, hanno molti bisogni, sono abitate da persone tante volte anziane che hanno difficoltà a raggiungere il centro abitato. Ci sono problemi di deflusso delle acque, di frane. Noi siamo impegnati a fare sì che questo territorio, considerato sempre marginale, abbia la sua giusta importanza nel programma del Comune di Asti. Avrei ancora tantissime cose da dire sugli asili nido, sui circoli ricreativi, sull'enogastronomia, sui gemellaggi. Manca il tempo. Però iniziamo un percorso insieme e ci confronteremo. Il 6-7 maggio vota Mariangela Cotto, sindaco di Asti, e sostieni una delle mie due liste. Noi per Asti o Asti Più. Grazie.